Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. È tornato a trovarci Marco Pinotti, preparatore del team Geico Alula. Ciao Marco, come stai? Ciao, bene, grazie. Oggi parliamo di preparazione. Quanto è cambiata la preparazione negli ultimi 15 anni? Cioè, una volta si facevano tipo 20 ore di allenamento settimanali, parliamo di ciclismo professionistico. E si faceva intensità, diciamo, a tratti, cioè non erano tutte le 20 ore, non facevi tabella di allenamento. Adesso, da quello che so io, le ore sono più o meno le stesse, forse qualcosa in più, e ogni giorno che tu esci in bici hai una tabella da seguire. Sì, diciamo, è cambiato Cambiato come cambiano tutte le radicalmente. cose. E in generale, come hai detto tu, il trend è si fanno più ore, secondo me si allenano di più adesso. E corrono anche di meno, quindi hanno periodi in cui si allenano davvero tanto di più. E in questo periodo è cambiato, anche perché sono cambiati tutti i protocolli della nutrizione, quindi mangiano di più e questo maggiore calorie consentono di sostenere i maggiori carichi di lavoro. Ma non rischiano di gonfiarsi, di ingrassarsi? No, perché se allenano di più, Ah, quindi quindi di conseguenza, pur mangiando di più, puoi permetterti anche mangiano di di. più durante, soprattutto durante la prestazione. Prima, quando correvamo io e te, Cioè, noi forse. ci dicevano non mangiare, mangi troppo, cioè Sì. c'era sempre questa paranoia, Si no? dice così ancora in caso in cui uno debba Vabbè, perdere sì, del peso, però sicuramente. diciamo in generale ogni tipologia di allenamento ha un suo protocollo di nutrizione che aiuta a massimizzare l'adattamento da questo allenamento. Quanto può essere utile invece l'allenamento su piattaforme come Zwift durante il periodo invernale? Cioè, a volte se non hai la possibilità di andare a allenarti al caldo in posti dove ovviamente riesci a fare più chilometri senza soffrire la stagione invernale. Anche questo ha contribuito a far aumentare in maniera, diciamo, sostenibile il carico di allenamento in inverno, perché non sostituiscono completamente l'allenamento, parlo di un professionista, ma Certo. sicuramente lo complementano. In una brutta giornata, quando correvamo noi, l'idea di fare un'ora di rulli era forse, lo No, facevi il follia. terzo giorno di pioggia, quando dopo Mamma giorno di mia, riposo. sì. Adesso non dico che sia un piacere, però diciamo uno ci può stare 3 ore sui rulli su Zwift e il tempo vola. Vola e quindi è il vantaggio di poterlo fare, come detto, nei mesi invernali, dove c'è meno ora di luce, dove le temperature sono più basse, quindi massimizza, ottimizza il tempo perché può essere fatto anche quando fuori c'è buio. Ma un cicloamatore che deve preparare corse gran fondo o circuito, che si corrono da febbraio fino a settembre, indicativamente, può allenarsi solamente su Zwift e ottenere ottime prestazioni? Solamente Prevalentemente, prevalentemente sì, prevalentemente, perché è solo prevalentemente. questione Magari di il lavoro magari non gli permette, la famiglia non gli permette di avere tante ore a disposizione, quindi segue un programma di anzi secondo allenamento su me questo gli Zwift. permette di andare meglio, perché senza queste piattaforme non potrebbe allenarsi, quindi alla fine si allena di più o si allena meglio, perché sono anche, diciamo, non tutti abitano in posti dove C'è anche escono e quello. possono pedalare con continuità, perché semafori rotonde, lo vedo qua a Bergamo, non è, mentre l'allenamento sui rulli è proprio 90 minuti di rulli sono 90 minuti pedalati e uno gestisce l'intensità come vuole. Durante il periodo Covid, per la prima volta nella storia recente del ciclismo, ma anche nella storia in generale, la stagione si è fermata praticamente da marzo fino ad agosto, cioè non si correva più per ovvi motivi. In tanti hanno utilizzato piattaforme appunto come Swift per allenarsi, alcuni facevano anche distanze, quindi macinavano veramente tantissimo. E molti mi hanno detto che in quel periodo è cambiata radicalmente, o comunque c'è stato un boost di performance da parte dei corridori perché sembra che preparatori, tu e i tuoi colleghi, avete studiato sistemi, tabelle
per far rendere di più il corridore che si allenava a casa per un periodo molto lungo. Cioè, sembra che da dopo il Covid si vada più forte. È così, nel senso che probabilmente... Cioè, il concetto è questo. Il concetto è stato che è stato visto in quel periodo senza gare che è possibile per l'atleta, diciamo, senza lo stress della gara, poter sostenere carichi di allenamento prima impensabili, perché diciamo è stato un periodo, siccome non talmente incerto, che ha consentito a tutti di un po' di sperimentare, magari fare cose un po' esagerate, non so, parlo dell'Everest sul... L'Everesting su Swift. Su Swift. E insomma si è visto che poi quelle cose lì magari al momento uno è stanco, però diciamo una volta che ha recuperato questo carico di lavoro, alla fine le corse di agosto, settembre, ottobre, insomma sono andati tutti forti, quindi ha aperto un pochino gli occhi sulle possibilità di allenarsi meglio, di allenarsi di più, magari correndo un pochino meno. Rivolgendoci ai cicloamatori che ovviamente lavorano, prendendo i 5 giorni lavorativi alla settimana, come possiamo sfruttare l'allenamento indoor, avendo poco tempo per motivi lavorativi e familiari? Cioè, prendiamo esempio, 3 ore, come le puoi sfruttare? Beh, 3 ore diciamo in 5 giorni, sembrano poche, ma non lo sono, perché diciamo sui rulli, il vantaggio grosso dei rulli che vedo anche su me stesso è proprio l'efficienza del tempo. Se ho un'ora, per passare uno dei rulli dal momento in cui mi cambio, dal momento in cui sono docciato e finito, passa 1 ora e 10 minuti. Se devo fare la stessa cosa su strada, dal momento in cui mi vesto, soprattutto d'inverno, con uno scafandro per uscire e magari fa freddo, a cui sono docciato, passa 1 ora e 40, quindi il tempo è molto più efficiente. Poi quell'ora sui rulli posso farla alle 6 di mattina del 3 dicembre o alle 18 o le 20 di sera del 25 gennaio, mentre devo uscire su strada, a meno che esca col faro, ma le temperature sono ancora più rigide in certe zone della terra, non è possibile, quindi 3 ore non sono poche. E che tipo di allenamento consiglieresti a un cicloamatore che vuole essere performante nel weekend? Diciamo farei 3 ore, dividiamoci in 3 sessioni, ne facciamo una più lunga di 90 minuti e poi altre 2 più brevi di 45 minuti, quella più lunga a ritmo costante, magari si guarda un documentario o qualcosa, magari una puntata di GCN. Anche, più puntate. E altre 2 sessioni di 45 minuti, magari più specifiche, una sugli intervalli medio-lunghi, magari dai 5 agli 8 minuti. Lavorano anche sulla forza, ovviamente? Ma no, diciamo... Non necessariamente. Basta passare tempo più tempo in una certa zona, tra i 5 e gli 8 minuti, e l'altra magari su intervalli più brevi, dai 10 ai 30 secondi. A parte che su Swift ci sono tante tabelle consigliate per a quanto tempo hai per allenarti, insomma sono fatte abbastanza bene. Tu tra l'altro ti alleni ancora tanto, a parte che sei magrissimo, sembra come... Io mi alleno, come hai detto tu, 5 alla settimana, su 7 giorni. Sì. Con 5 alla settimana sei così tirato, complimenti. È questione di bilancio, è quanto mangi e quanto consumi. Tra l'altro Vladimir Belli, durante una diretta, ha detto che, non so se sia una leggenda o se è vero, che tu su una salitina vicino a casa, uno strappetto, fai il tempo migliore rispetto a quando eri pro. Sì, ho fatto il tempo migliore. Cioè da ex... Sì, è successo, è vero, è stato, diciamo che lo faccio per testare un po' i materiali, lo faccio per testare un po' anche i metodi di allenamento e in quell'occasione lì avevo passato 18 giorni insieme alla squadra a ritiro pre-giro, quindi avevo avuto un pochino più di tempo per allenarmi alla sera, però molto meno di quello che avevo da professionista. È stata un po' una sfida con me stesso, però sai anche te, quando sei professionista non vai mai a tutta. Cioè, quando hai poco tempo, sei disposto, l'ho presa come una cronometro. Lui diceva che i materiali e l'alimentazione hanno fatto la differenza in questo campo, cioè a livello di performance. Quando ho detto che lo faccio anche per provare, perché provo gomme, ruote, tubolari, telai, vestiario, e anche se in salita, però diciamo hanno una loro influenza. Cioè, secondo te la tecnologia, quindi i materiali più l'alimentazione, quanto boost hanno dato di performance al corridore negli ultimi 10-15 anni? 20, facciamo anche 20. È difficile dare quantificare. No, lo so, è difficile. Ti dico solo, però... ti faccio un esempio, sono stato in galleria del vento recentemente,
testando dei vari materiali, le posizioni di un corridore. Per scherzo ho portato un body mio, che era considerato, diciamo, all'avanguardia 10 anni fa, testato contro un body standard di adesso, a 53 all'ora, sono 20 watt di differenza. 20 watt di differenza. Non ci volevo credere. Questo ma spiega tante cose. Questo spiega tante cose. Adesso per una crono vanno a 53, quando correvamo noi bastava 51. E questi 20 watt spiegano questi 2 km all'ora. Pensa che Armstrong, nei primi anni 2000, tutto quello che ha fatto o non ha fatto, correva le cronometro con un body che svolazzava. È un body rallentissimo, a vedere le immagini, sono ancora su YouTube, aveva questo body che svolazzava, non era assolutamente aderente. Anch'io adesso mi alleno magari con le maglie di quando correvo, rispetto a quelle che usano i nostri corridori, e magari faccio mezzo all'ora in meno o in più, a seconda del tipo di vestiario che indosso in allenamento, andando in giro, diciamo, allenamento. Ma invece cosa ne pensi dell'idea, che ormai c'è da qualche anno, di arruolare al professionismo ragazzi che fanno la Swift Academy? L'ultimo anno abbiamo visto vincere Luca Vergallito, il bandito per gli appassionati, e adesso sta dimostrando di valere, cioè sta facendo grandi cose, belle sì. cose. Allora, non abbiamo tanti casi, abbiamo Osborne, abbiamo Vine. Abbiamo il bandito, ma anche Osborne insomma non è uno che va piano. No, però aveva qualche problema a stare in gruppo e Sì, ecco. Vabbè, però Jay diciamo, Vine, diciamo partiamo che da Jay Vine. Jay Vine è uno che già correva in bici. E la Swift Academy non ha fatto altro che rivelare la capacità, la grandezza del suo motore. Passato professionista, un anno di adattamento, ha fatto delle buone cose e poi diciamo è esploso alla Vuelta e poi da un anno ha confermato. Tra alti e bassi è uno dei corridori insomma, che quasi tutte le squadre vorrebbero avere. E il bandito, diciamo Luca Vergallito, il bandito, corso da qualche esperienza da juniores, non era un neofito totale, non ha avuto la stessa storia di Jay Vine, però diciamo ha avuto delle esperienze, non partiva da zero come esperienza in gruppo, diciamo dominatore su Strava dei com della zona, tutti li prendeva, quindi e anche qui Swift non ha fatto altro che confermare la grandezza del suo motore. Adesso è nel suo primo anno di ambientamento, mi sembra che si stia adattando ad una velocità più veloce di altri neoprofessionisti, magari che hanno fatto passati di Under 23, quindi non so se segue lo stesso sentiero di Vine, penso che ne sentiremo parlare ancora. Comunque ha veramente motore questo ragazzo. Cioè, sì, io penso che in Italia si riesce ad affinare un po' la tecnica dello stare in gruppo, qualche dettaglio proprio. Penso che è un ragazzo intelligente, quindi si adatta velocemente. Okay. Sa fare. Ma già si muove bene comunque. Sa fare una buona autoanalisi dopo ogni corsa, quindi impara velocemente. Tu lo conosci anche personalmente. Sì, a livello di dati, di motori, penso che sia uno dei motori più forti in Italia in questo momento. Quindi potrebbe essere in futuro una via per scoprire nuovi talenti, perché ricordiamoci che chi partecipa alla Swift Academy non è che uno che era sul divano fino al giorno prima e si mette sui rulli, quindi chiunque può diventare. Sono tutti ragazzi che pedalano, possono essere anche dilettanti, possono essere persone che hanno fatto tantissime gran fondo, ragazzi anche giovani, che non riescono magari a emergere nel mondo dilettantistico, anche perché magari nel mondo dilettantistico non ci sono gare anche adatte dove possono emergere. Giusto. Perché tante volte, anche quello è il problema, Vingegaard che correva in Danimarca non aveva corse adatte a lui, non aveva i slittoni da un'ora in Danimarca. Io penso che faceva fatica a emergere, perché l'ha scoperto tramite Strava. Penso che queste piattaforme, Swift o altre simili, avranno certamente un ruolo nel reclutamento, così come lo hanno i tempi su Strava, per esempio. C'è un grandissimo database e uno potrebbe cominciare a cercare, vedere i tempi. Diciamo così che se ci sono corridori o atleti che pensano, di essere per qualche motivo, come hai detto tu, di avere potenziale, ma di per errori propri o per circostanze non aver avuto la possibilità di dimostrarlo,
la Zwift o altre piattaforme danno questa possibilità. E certo è una cosa eccezionale perché ce n'è uno o due, ne contiamo sul dito di una mano all'anno, sì, il bacino sono decine di migliaia. E quindi diciamo se poi questi qua hanno qualche esperienza di gare in gruppo, e magari da piccoli, poi hanno, come nel caso del bandito, penso che aiuti tanto. Però non bisogna escludere a priori questo tipo di reclutamento. Va detto che una volta che riescono a passare, come in questo caso il bandito, ha due anni di possibilità poi per lanciarsi nel mondo reale dei pro. Se le cose non dovessero andare bene, l'avventura finisce lì. Quindi non è che te la regalano. Cioè, una volta che tu riesci a vincere la Tivit Academy, devi continuare a dimostrare. Questo vale per tutti. C'è molta polemica a riguardo, perché tanti sono i puristi del ciclismo, soprattutto tantissimi italiani, sono un po' contrari a questa modalità di reclutamento. Perché la modalità aperta a tutti, non è che... Ma infatti, esatto, no, però... Tu vuoi tornare a correre, tutti scrivi la Zwift Academy. Se faccio i BAT, torno a professionista. Non credo succederà, però sì, in teoria potrebbe succedere. Nella pratica meno. Ma no, cosa pensi del ciclismo dilettantistico? Cosa diventerà, quindi, facciamo per fantasticare anche su quello che sarà il futuro del ciclismo. Il dilettantismo comunque deve restare, ovviamente, cioè nessuno vuole, una cosa non esclude l'altra. No, assolutamente, no, assolutamente. Però siccome questo ciclismo diventa sempre più veloce, io vedo che si va sempre, ci cerca sempre di reclutare prima possibile potenziali campioni. Adesso la categoria junior sembra è più osservata della categoria del 23, perché si pensa che uno dal 23, se non ha fatto risultati, se non ha avuto risultati da juniore, sia, diciamo, da scartare. E per questo motivo invece magari c'è corridori che hanno fatto juniores ma hanno avuto una curva di crescita più lenta o tempi di maturazione diversi, non è giusto escluderli perché hanno già 21-22 anni e non hanno fatto risultati da juniores. Però è difficile per loro farsi notare e magari questi strumenti qua consentono loro di mettersi in mostra. Solamente parliamo proprio di quelli eccezionali, con caratteristiche fisiche eccezionali, e che magari hanno corso da junior per qualche anno dilettante e quindi hanno gli skills per stare in gruppo. Certo. Però sarebbe davvero privarsi di talenti, secondo me. Perché abbiamo prove di corridori che maturano solamente dopo 22-23 anni e non è che un corridore di 18 anni è fatto e finito, non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico. Sì, sì, sicuramente bisogna essere aperti all'innovazione, aperti a piattaforme. Alla fine che conta. Del genere che possono aiutare alla fine a nel prossimo che conta sono i risultati. Esatto. Se Jay Vine non avesse vinto tutta la Vuelta, se il bandito non andasse bene, finisce la storia fra due anni. Quello che ho detto prima, infatti, se in due anni tu non dimostri, devi continuare a dimostrare. Cioè, è una rincorsa continua, quindi nessuno ti regala niente. Nessuno regala niente a nessuno. Questo a volte vorrei far capire alla gente che si lamenta e non si è che, arrabbia. Non è che nessuno ha comprato l'accesso, sì, al professionismo. Se lo sono guadagnati forse più di altri che invece hanno fatto la via tradizionale. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Marco, ti ringrazio per grazie essere stato qui con noi. Poi è sempre un piacere chiacchierare con te di preparazione, allenamento, fare questo tipo di analisi. E spero di averti come ospite ancora più avanti. Se sei stato bene, ti sei trovato bene. È stato benissimo, speriamo di... Sei stato mio ex compagno di stanza, cioè ormai ci conosciamo, cioè siamo stati quasi fratelli per un mese. Chiudiamola qui. In bocca al lupo per tutto, per le prossime gare, per i corridori che dovrai seguire. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare, non ci resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Bravo Pino, sei sempre sul pezzo. Ciao.